Sono Monica, benvenuti nel mio canale. Questo video è dedicato all'angolo della posta del cuore. Se volete farmi una domanda, scrivetemi pure all'indirizzo email narcisistedemoni@yahoo.com. Riceverete un video di risposta. Scopriamo insieme i segreti della mente. Oggi voglio rispondere a Sara che mi scrive da Bergamo. Sara è innamorata di un uomo che beve e mi chiede se con il suo amore sarà in grado di salvarlo dall'alcol. Mi dispiace Sara, ma nessun amore è in grado di salvare un uomo che beve se lui non ci riesce da solo. Si possono però analizzare i motivi che spingono una donna come te, Sara, a stare con un alcolizzato. Mi domando se tu non sia una persona dipendente al pari del tuo partner. Magari tu non hai mai toccato un bicchiere di vino, ma forse anche tu dipendi da qualcosa o da qualcuno. Forse hai difficoltà a renderti autonoma, a essere fino in fondo responsabile di te stessa. Proprio come chi beve dipende dall'alcol, chi gli sta vicino può essere definito codipendente perché nel tentativo di salvare il partner finisce per condividere la sua stessa dipendenza, come se lo stare male dell'altro pervadesse completamente la sua vita. Non è raro che chi si mette in una condizione di codipendenza abbia vissuto durante l'infanzia il dramma di un familiare che beveva o che stava male. La dipendenza è il contrario dell'autonomia, significa che non si può fare a meno di qualcosa o di qualcuno per affrontare la vita, ma dipendere da una droga o da un amore non risolve le tue insicurezze. Ora, vorrei fare a Sara e a tutti quelli che vivono nella sua stessa situazione delle domande. Ascoltatemi. Qualcuno della mia famiglia ha sofferto di disturbi psicologici, facevamo di tutto per aiutarlo, uno dei miei genitori beveva e io come mi sentivo? Impotente o forse arrabbiata? Mi è mai capitato anche in altre relazioni di voler salvare qualcuno? Cerco spesso di accontentare tutti? A volte sento di amare troppo? A volte stare con un uomo che beve significa scegliersi un prezzo da pagare, come se si stesse cercando di riscattarsi da una situazione del passato in cui non siamo riuscite a salvare la persona che amavamo. Ma si può amare troppo? Anche perché ci si sente indegne di ricevere l'affetto degli altri. E allora per guadagnarselo, ci si vota all'assistenza, all'aiuto, al sacrificio per l'uomo che accetta di volerci bene. Questo atteggiamento di compiacenza però ci danneggia perché per farsi accettare ci si adegua in ogni situazione alle esigenze e alle richieste degli altri, perdendo di vista se stessi, i propri bisogni e i propri desideri. Questo rivela una grande insicurezza ed esprime un bisogno di conferme da parte degli altri. Allora, come uscirne? Se il tuo problema ha origine nell'infanzia, il primo passo è semplice ma efficace e consiste nell'essere finalmente consapevoli che tutto quell'amore, tutta quella dedizione e anche quella rabbia forse non sono dirette al tuo partner, ma servono a compensare ferite e sensi di colpa del passato. Prova a sperimentare comportamenti diversi da quello della salvatrice. Devi superare la cosiddetta sindrome della croce rossina, cioè devi smettere di amare solo uomini che hanno bisogno di essere curati e salvati, perché soltanto così ti senti degna di ricevere affetto, quasi che sentissi di valere troppo poco per amare senza soffrire. Per farlo non hai bisogno di lasciare il tuo uomo, solo smetti di fargli da infermiera. Se il tuo problema è che pensi di non valere abbastanza, comincia ad accorgerti di quanto puoi essere forte e capace di camminare sulle tue gambe. Sii meno compiacente con gli altri e più generosa con te stessa. Tutto
Concediti più spazio per i tuoi desideri e non cercare di aiutare sempre il partner da sola. Chiedi una mano ad amici e parenti. Io spero di averti fatto capire che la tua dedizione non allontanerà il tuo partner dalla bottiglia e che anche tu però hai bisogno di aiuto. Se tu vuoi farmi una domanda, scrivimi pure un'email all'indirizzo di posta elettronica narcisistiedemoni@yahoo.com. Riceverai un video di risposta. Io ti invito a iscriverti al canale, mettere un mi piace, condividi il video con i tuoi amici e lascia pure i tuoi commenti. Attiva la campanella cliccandoci due volte per ricevere le notifiche ogni volta che verrà pubblicato un nuovo video. Ciao e alla prossima!